Hello ragazzi, salve a tutti, bentornati con questa nuova parte su The Legend of Zelda Spirit Tracks. Finalmente, la scorsa volta abbiamo recuperato la bussola della luce e con essa si è aggiornata anche la stele delle fronde che ci ha rivelato il passaggio per il mondo delle tenebre, dove teoricamente si dovrebbe nascondere Mallard. È arrivato il momento di mettere fine a questa sofferenza. Adesso sappiamo come raggiungere il treno maledetto, ormai siamo a un passo dallo scontro finale. È il nostro momento, dai. Voglio andare a casa, voglio andare. Eccoci. Allora, ho fatto una sosta un attimo al villaggio per il semplice motivo che sono andato a recuperare lo scudo da Nico, che l'avevamo lasciato lì perché sennò avevo paura che me lo fregassero. Che poi in realtà ho scoperto anche che non. Non te lo possono rubare quello scudo. Cioè, è uno di quegli scudi. Porca vacca. Guarda davanti. Ah, vedo. Chi l'avrebbe detto che fosse così vicino a noi? Ma scusa, ma non vedevate una luna nero là sopra il cielo? È tipo una costruzione di fianco al villaggio, no? No, nessuno. Pochi passi al covo del male. State in guardia, ok. Sì, sicuramente si va col treno, nel senso che lo scontro sarà in treno anche, dai. Come lo era per la nave fantasma di Phantom Hourglass. Ok, allora, ci sono un sacco di quei treni che girano. Sono quelli che svoltano loro, eh. E ci sono le gocce di luce? Danno potere al treno. Il loro effetto non dura a lungo. Ma che figata è? Mi schianto. È Pac-Man. Sì! È Pac-Man. Ma a caso. Vai, bello. Cacchio, non dura. No, non dura un cacchio, no. Aspetta. Oh shit, si è girato! Via, 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 via! In pieno mi ha preso. Porca vacca! Ok, allora, è un po' un casino. È un po' un casino. In sostanza, ancora 5. Sì, dobbiamo proprio steccarli tutti questi. In sostanza, dobbiamo fare come Pac-Man e massacrare questi treni qua. Finalmente, una rivincita su sti maledetti. A guido a mano perché tanto è inutile fare il percorso. Questi svoltano dove vogliono. Bisogna sicuramente andarli a prendere contromano. Cioè li becchi nel momento in cui sono contromano e li schianti. Tanto non sembra che scappino. Guarda, guarda. Bim! Cioè non sembra che tipo sappiano la situazione qual è e quindi non è che si preoccupano di scappare e di tornare indietro. Quello là a destra, scusa, a sinistra, come faccio a prenderlo? In alto a sinistra? C'è un percorso forse? Cioè, ci avrà tipo un suo. Un teletrasporto? Magari ai lati, quei cosi marroni rossi che sono dei teletrasporti tipo? Possibile? No, fermo. Anche questo lo andiamo a prendere contromano. Sto arrivando piccolo. Guardalo, guardalo il maledetto. È velocissimo. Ok, bisogna stare un attimo attenti. Si è girato l'imbecille. Ciao, ciao. Sbim. Che stupido. L'abbiamo gabbato. Fammi vedere sti punti qua. Dovrebbero essere tipo dei teletrasporti che ti mandano dagli altri lati? Infatti, all'inizio proprio. Va bene. Ok, quindi per arrivare là sopra in alto a sinistra, abbiamo un teletrasporto da usare. Là può essere un casino in realtà, però. Adesso che ci guardo. Può essere un casino in alto. A sinistra è un casino, perché non abbiamo le gocce di luce. Ma anche in alto a destra è un casino. Allora, qua facciamo così. Andiamo in retro, recuperiamo questo.
vabbè, più o meno. Ma è giusto per andare un po' più veloci, perché sennò è un casino. E poi dobbiamo pensare anche a un modo per arrivare là. Ma che facciamo là? Con quelli che si girano, tra l'altro. E quello è il problema. Questo dove mi porta? In mezzo. Ok, va bene. Accettabile. E quello lì? Sopra? Sì, forse ai lati, tipo. C'è questo qua centrale che prendiamo adesso e mi porta di là, dove c'è quell'altro ragazzo. Esatto. Aspetta. Via. Via con la retro. Ok, e invece questo di qua. Questo di qua mi porta da loro di là. Loro di là sono in due, è un bel casino. Sono in due e noi dobbiamo prendere quella goccia lì in mezzo. Esatto. Li abbiamo girati, fermi. Si sono girati. No, si è rigirato. L'infame. No, raga, è finita. Porca! No, 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 fermo. Fermo, 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 retro. Ok. Amico mio, dimmi te cosa vuoi fare. Qua non vengono tanto. Si sono incastrati qua. Veloce. Veloce, 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 veloce. Gira dentro. Veloce, cacchio! Fuck yes! Bim! Bim! Fregati! Cos'è sta roba, mo? Mirone qua in fondo, alla fine delle tenebre. Ok, abbiamo il percorso a destra. Solo tu puoi fermarlo. Sì. Sei tu il macchinista leggendario? Sì! Sono proprio io. Ok, altre rotaie, ovviamente. Eccolo. Lui viaggia su due rotaie. Via. Via. Spaccheremo così. Vabbè. Cambio corsia un po' esagerato, eh? Un pochino, un po' troppo. Va bene, va bene, va bene. Possiamo cambiare corsia anche noi. Comunque ci sono dei pezzi per cambiare le corsie. Fuori. Fuori. Dobbiamo rallentare. Ehi. Fermo, 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 fermo. Niente. Ero immobile, ero. Il treno era steccato. Cosa sono queste fiamme qua? Ah, forse per non, cioè, non passare. Non passare lì. Sì, raga, ma noi dobbiamo andare di là. Porca vacca. È un infamello, eh? Il signore? Che inchioda a caso? Frena, 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 frena. Cambia corsia. Dobbiamo andare nelle corsie libere. Seriamente? Ah, ecco, vai nell'alta, dai. I camion pesanti, tutto nella corsia di destra. Così da favorire il sorpasso. Forza. Abbiamo due cuori, le mortacci mia. Ah, grazie. Gira.
Ok, bravo. Ok, lui sta andando in corsia di sorpasso sulla sinistra, eh. Io arrivo qua di fianco e gli stecco il barile. Oh, non è finito ovviamente. Avevate tipo fatto una roba, una constatazione che sembrava Ganondorf, o comunque Ganon, il suo volto, diciamo. Boh, non saprei. Non saprei se paragonarlo davvero a un possibile Ganondorf che sia. Vai fuori. Occhio. Lì mi conveniva cambiare corsia. Qui, via. Occhio alle luci lì, alle fiammelle. Godo, lo sto colpendo comunque. Toh. Ciapa. Adesso giriamo anche. Bisogna stare attenti a 200 cose, perché abbiamo la mappa da guardare per vedere anche se ci sono le fiamme. Ok. Tipo adesso là davanti dobbiamo switchare noi. Via! Li stiamo distruggendo i vagoni, quindi. Sei arrabbiato, eh? Oh oh. Ok. Allora, mi sa che gli manca solo l'ultimo pezzo. E poi c'è la capoccia. Non mi ricordo adesso com'era però su... Oh shit. Occhio. Ah, ok, posso colpirli. Non mi ricordo com'era su Phantom Hourglass, però. Nel senso, c'era la battaglia dopo. Sì, c'era la battaglia con il lineback assatanato. E via. Ok. Sorpasso! Attenzione! No, mi sa che... Oh, obbligatorio? Boh, a caso. Stiamo lì di fianco, stiamo lì di fianco, senza problemi. Porca miseria, mi scioglie. Sono morto, vero? Non ancora. Ah, dobbiamo toglierli tutti quelli. Destra. Dobbiamo spaccargli tutti quei pezzi. Ma un cuoricino da darmi? Qualcuno? No? Non li fanno? E via. Ah, forse quando fa così li passiamo davanti. Ok, mo mi investe però. Mi investe, raga. Oh. Cioè, non... Potrebbero darmi il cambio rotaie ogni tanto, anche, cioè, e non mettermeli sempre così. Devo capire bene sta fase che non l'ho capita. Allora, sicuramente io posso andarle a staccare davanti un paio di colpi. Però non mi fa neanche svoltare, eh. Non so se notate. Ok, svolta. Anzi, frena. Vabbè, niente. Ok. Molto buono. Sì, ma rallenta apposta lui per farsi colpire. Ok. Probabilmente questa fase non era da colpirli tutti quanti i pirulini azzurri. E
Era da colpire i pirulini azzurri per farlo rallentare. Salva, salva, vai, vai, vai. Se devo ricominciare ogni volta. Cioè, bisognava colpire i pirulini azzurri, lui rallentava e poi li sparavamo in faccia. Quindi dopo tot spari in faccia. Siamo alla resa dei conti. Solo la sconfitta di Malra ci separa dalla vittoria. Verrò con voi, è troppo pericoloso andare da soli. Ma dove vai, vecchia? Stai buona, stai. Si bucano le gomme. Maestra, siete ancora ferita dal nostro scontro. E avete usato molta energia nella ricerca. Lasciate che sia io a morire, sì. Cosa? Nella bile del ruota devi riposarti. È solo un re demone con il suo aiutante. Sì, solo un re demone. Io e Landon ce la possiamo fare benissimo. E anche tu sta qui a comportati da bravo ferito. Ma un cacchio, dai. Tanto era ovvio che andavamo noi. Va bene. Tra l'altro do ruote alla carrozzina a motore. Lascio tutto in mano a voi. Zelda e Landon siete la nostra speranza. Ok. Questo è il massimo che posso fare per voi. Ah, mi dà il corpo a Zelda. Andiamo. Ecco. Gli ha dato un corpo a Zelda praticamente. Adesso quindi Zelda avrà quella roba lì. Sì, ma questo vuol dire che io devo controllare lei. No. Senti. Vorrei chiederti una cosa. Quando avremo finito qui, cosa hai intenzione di fare? In che senso? I treni! Viva i treni! Ah, davvero? Beh, andiamo, Landolf. Sì, viva i treni! Buon sangue non mente. Da parte di chi? Da parte di chi? Cioè, mia o di Zella? Eccolo lì, Miruna. Miruna, siamo alla resa dei conti, non la farai franca. Ancora qua. Avete già smesso di contare i giorni? Perché oggi sarà il giorno zero per voi. Avete così tanta voglia di incontrare la vostra fine? I ragazzini di oggi vogliono tutto e subito. Piccoli vermi, preparatevi a farvi tanto male. Eccolo il nostro treno lì, via. Chi lo guida? Due ruote, eh? Spero di no. Vediamo nella fusione completa. E ora distruggeteli. Mi ero scordato che loro avevano ancora il nostro corpo. Sul treno? Ok, guardalo Link, il macchinista leggendario. Preparati, Lanolf. Sì, spero di non spaccare tutto il corpo, più che altro. Non vorrei distruggere il corpo, ecco. Peccato non avere una sua vera forma. Però vabbè, alla fine era come quella di Coso. Come quando eravamo con. Lo frusto! Occhio. Cosa ha preso? Ah, c'è i topi! Scappa! Oh, metti giù! Dov'è il corpo di Zelda? Aia! Non posso avvicinarmi, tipo? Occhio! Ok. Porca miseria! Allora, abbiamo Mirona che comanda lo spirito di Zelda e quindi tutto il caschetto. Non posso avvicinarmi. Raga, ma io con cosa ci do su di lui?
Non so con cosa darci. Con le frecce. Proviamo con le frecce. Aspetta, posso colpire lei? No. Porca vacca. Allora, devo trovare un modo. Perché mi droppa le frecce? Mi droppa solo frecce. Non capisco. Io sto provando a colpire anche lei là dietro, ma vedo che c'è uno scudo. Non riesco. No, li recido soli così. I contatti, cioè i fili che c'ha. Grazie, grazie al cacchio. Questo continua a buttarli fuori. Oddio, ma non è che dobbiamo portare... Aspetta. Dobbiamo portare lei laggiù? Sì. Ho capito, fermi. Allora, dobbiamo portare lei laggiù. Intanto si difende. Porca miseria. Ah. Aia. Tutto il progresso. Ma basta. Oh, ok, allora. Vai. Vai Zelda, vai. Che casino. Allora, se la colpisce un topo, ehi. Andava bene la frusta comunque. Ci siamo quasi. Porca! Toglimi queste frecce di luce, dai, che mi ha rotto. Sì, ma non riesco a passare, cacchio. C'è un coso che... Li mortacci su, li passi di fianco e non va bene. Guarda che fastidio. Io, raga, vi giuro, sto odiando tutto in questo momento. Li passi di fianco, c'è quell'altro! No, raga, è allucinante. Dai! Dammi le fruste. Muoviti, Zelda, vai avanti. Per l'amor del cielo. Per l'amor del cielo, vai avanti. Tirali una frustata nei denti, dai. L'ho selezionata, eh? Oh, dove va? Scocca. Ok. Non era questa la battaglia, dai. Guarda le mie frecce di luce lì che arriva, che svolazza. Porca vacca, che già stavo odiando già tutta sta roba. I comandi difficili. Il coso che si sposta, che vabbè, in realtà il treno che si muove non c'entra un cacchio, ma vabbè, aggiungiamolo. Lui che si mette tipo davanti e non ti fa colpire. Probabilmente col boomerang si faceva, non lo so. Ma allora non ti lascerò scappare.
Che lasciami? Pericoloso, allontanati da Mallard, non pensare a me. E invece. Ma io sto cercando di capire un'altra cosa. Il treno. Che entità è? Cioè, lo spirito del re Mallard è in questo momento nel corpo di Zelda. Ma il treno chi è? È uno spirito a sé stante?